Magari il significato di ultras lo trovi proprio forse anche nella parola stessa, ultras, cioè andare oltre. Andare oltre nel senso portare, cioè, all'eccesso, tra virgolette, andare in, cioè, noi siamo presenti sempre. Andare a vedere la partita in casa, in trasferta, fare, diciamo, delle cose che sono normali anche per il tifoso. In più l'ultras ci mette tutta una parte che è quella dello stare insieme con altri ragazzi che hanno un'idea, che è quella di seguire questa squadra, supportandola, portando avanti un certo tipo di atteggiamento anche allo stadio, quindi il tifo sicuramente dentro la curva, il confronto anche con le altre tifoserie, questo anche fa parte del mondo ultras, e poi tutta la parte che esula da quella che è la domenica, cioè in settimana, quindi incontrandosi chi ha voluto magari portare avanti anche un discorso in settimana. Ha radicato un pochettino anche all'interno della città quello che è un club, un circolo, e quello è una parte per noi molto importante anche. Però comunque Ultras principalmente è stadio, confronto, tifo, costante, preparazione della partita. Ecco, questo è essere Ultras. Più che tifoso, il termine che distingue spettatore e ultras. Cioè, lo spettatore è passivo, l'ultras è parte attiva. Cioè, è anche lui lì, anche lui gioca, anche lui partecipa. Io credo che principalmente l'ultras prende posizione, no? Il tifoso in questo momento è molto legato all'esigenza di quel momento. L'ultras segue comunque un certo tipo di discorso, cioè gli ultras Sampdoria hanno sempre pensato sostegno prima di tutto alla squadra, sempre comunque, mai fischi, mai contestazioni, se non nelle sedi opportune, cioè quindi mai durante la partita. Questo secondo me differenzia molto l'ultras da quello che è il tifoso normale. Il tifoso normale al terzo passaggio sbagliato fischia. Ecco. Siamo organizzati e chiediamo ai nostri aderenti di aderire a questa filosofia. Se non aderisci a questa filosofia, fai il tifoso normale. Non è un problema, non sei un nemico, semplicemente non sei uno di noi, ecco. Inizialmente il modello era inglese perché insomma erano quelli più attivi e quindi gli italiani si sono sempre ispirati, però poi è venuta fuori l'anima un po' quella vera, no? Italiana, che è comunque il folklore, cioè qua tu vai qua dietro all'entroterra, fuochi d'artificio, striscioni, bandiere, tamburi, cioè questa fa parte proprio integralmente, no? Del nostro essere. La nostra nazione, cioè anche se uno non si sente nazionalista, non lo sono, però comunque fin da bambino ti hanno così abituato a dimostrare il tuo entusiasmo sbattendo in un tamburo piuttosto che sventolando la bandiera. Quindi poi è anche naturale che tu vai allo stadio e fai la bandiera, fai il bandierone, tiri sulle bandiere. Quindi credo che poi alla fine il casual è un fenomeno passeggero. E dico anche in alcuni momenti necessario, perché tu a volte in questo momento per andare in trasferta bisogna che non ti metti la sciarpa perché sennò ti intercettano, ti fermano. E credo che poi tutto sommato la continuità che abbiamo dimostrato in Italia su questo tipo di filosofia, di folklore all'interno delle curve abbia fatto presa, perché poi comunque io credo che vedere una curva comunque colorata abbia un impatto di un certo tipo, no? Quindi anche gli stessi inglesi adesso, se tu vai a vedere, stanno cominciando a vedere delle cose. E comunque anche ai tempi, la sciarpata, le bandiere in mano, però comunque qualche fenomeno di colorazione della curva te la facevano anche loro. Noi siamo spinti all'estremo, scenografie, bandieroni, addirittura cose del genere. Stanno cominciando ad avere anche loro, ho visto in Inghilterra, dei gruppi organizzati che fanno coreografie e bandiere. Non ho mai avrei pensato che in Inghilterra.
Finché il movimento è spontaneistico, come potevano essere gli hooligans, anche se poi in qualche maniera chiaramente organizzati anche loro, però non avevano nessun tipo di così, organizzazione interna e all'interno dello stadio. Principalmente si mettevano insieme per più che altro farsi incidenti con le altre tifoserie. Qua invece il concetto è stato ampliato a dismisura, cioè organizzazioni, gruppi, club, tutta la settimana che ti vedi, quindi hai anche un bisogno, no, di mostrarti con la tua bandiera, col tuo bandierone firmato del gruppo, cioè, quindi è anche l'orgoglio di quello, quindi secondo me fa tanto in questo momento qua avere un'identità, e quindi tante nazioni probabilmente si sono accodate a questa cosa. Diciamo che noi si cerca di dare dei contenuti alle parole lealtà, amicizia, sostegno, supporto, essere presenti nel momento del bisogno con le persone che hai vicino. Questo è essere ultras, anche se non c'entra magari a volte con tipicamente il fatto di andare allo stadio, però è essere ultras. Io penso sempre che ultras sia impegno, impegnarsi, cioè essere uno che nella vita comunque cerca di essere presente, perché comunque per venire qua dentro, per essere parte di un gruppo all'interno dello stadio, devi comunque impegnarti. E si radica dentro perché qua dentro funziona così: quando ti trovi in situazioni anche un po' spiacevoli intorno allo stadio, impari che devi dare una mano a quello che hai vicino, se no magari si... Quindi ecco, intendo dire questo, impegno e essere presenti, questo è vivere ultras per vivere, ecco. Cioè, parte secondo me da una presa di posizione. Se prendi posizione, allora poi ci sono delle conseguenze, delle cose che devi fare. Se prendi posizione, prima che non prenderla, ma se la prendi, tutto quello che fai devi fare in una certa maniera. Noi comunque ci sentiamo sempre in qualche modo, no, coinvolti, ma perché? Perché noi abbiamo la possibilità, la capacità forse anche di coordinare, diciamo di essere parte, invece che essere dei singoli siamo un gruppo, no? Sei in grado di coagulare tante forze insieme, che può essere la forza di andare a spalare, come può essere il fatto che metti un euro a testa, però qua dentro diventano 1.500 euro, quindi in questo momento ci sono persone che hanno magari avuto dei danni pesanti dall'alluvione. Siamo genovesi, siamo di Genova, ma fosse successo a come è successo all'Aquila piuttosto che in Emilia, cerchiamo di, nel piccolo, nel grosso che possiamo fare, dare una mano. Quindi nient'altro che sfruttare il potenziale che obiettivamente c'è, perché comunque parte attiva di tanti ragazzi. Nasciamo come sandoriani innanzitutto, no? Però siamo profondamente comunque anche genovesi, perché comunque siamo tutti ragazzi di questa città, poi chiaro c'è anche chi ne viene da fuori per storia personale, però diciamo principalmente siamo ragazzi che siamo nati e cresciuti nei quartieri di questa città qua, quindi ci sentiamo tutti molto profondamente genovesi. Abbiamo voluto fare quello che vedi qua dietro, anche lo striscione, per rimarcare questo, ma anche perché storicamente siamo sempre stati additati come la tifoseria degli emigranti, no? Ed è vero, non è stata una, ma per noi non è un disonore, noi siamo la tifoseria del popolo genovese, cioè fisicamente gli emigranti degli anni 50-60 venivano, poveracci, a lavorare, riempivano i quartieri popolari ed erano alla fine... Il Genoa era la squadra dei ricchi e dei padroni, e la Sampdoria è sempre stata la squadra dei quartieri poveri. Cioè, mio padre era dei quartieri poveri, sandoriano di Rivarolo, eravamo i terroni, no? Doriani, terroni. Però poi piano piano invece siamo diventati tanti, siamo diventati parte della città, e noi, io mi sento profondamente, personalmente, ma anche i ragazzi di qua, genovesi, tant'è vero che comunque le iniziative che facciamo nel territorio sono tantissime, dalla festa estiva ad altre cose, ma perché vogliamo e ci sentiamo di farle, cioè perché crediamo di essere veramente nel tessuto della città. Cioè il rapporto che ti lega
a questa terra. Detto ciò, il rapporto fra il tifoso e la Sampdoria è una roba che va oltre. Cioè, è talmente profondo. La Sampdoria, genovese. Però essere sampdoriano è una cosa che è difficile da spiegare, secondo me. Noi qua abbiamo vissuto tanti anni nei quali essere sampdoriano a Genova era veramente complicato. Cioè, parliamo degli anni 50-60, quando i sampdoriani andavano dai quartieri dove venivano, dalle delegazioni, da San Pier d'Arena, da Cornigliano, prendevano l'autobus, arrivavano nei quartieri più centrali, addirittura prendevano le pietre sull'autobus di linea. Siamo stati, come sampdoriani storicamente, osteggiati in maniera violenta dalla città ai tempi profondamente genuana. Qua dentro, diciamo, non è mai stato chiesto né documenti né origine a nessuno. È chiaro che si fa delle piccole distinzioni, un poliziotto magari non viene, ecco, diciamo così, ma perché è proprio... Però un figlio di un poliziotto qua dentro può esserci, cioè, nel senso, paradossalmente, no? Qua conta, per quanto ci riguarda, quello che fai e quello che sei, poi da dove vieni, anche no, non mi interessa. Conta quello che fai qua dentro, conta se quando c'è bisogno ci sei, conta se ho bisogno di una mano, il gruppo ha bisogno di una mano, sei presente o non sei presente. Vieni dal quartiere alto, dal quartiere basso, sei allo stesso livello. Quello non è un problema. È uno dei pochi ambiti, penso, in questo paese dove le raccomandazioni non servono un cazzo. Penso che sia uno dei più grossi autogol che sia stato fatto nella storia del movimento ultras quanto meno italiano, sia stato quello di fare identificare delle curve come politica, perché automaticamente ti sei messo in gabbia, no? Ti sei messo, ed è vero che è successo, purtroppo è successo in maniera drammatica. Io credo, e noi qua dentro abbiamo sempre creduto, che non c'entri assolutamente niente, che escluda, perché comunque esclude, di fatto esclude, mentre invece comunque tu vai allo stadio e sei sampdoriano, non sei di una o dell'altra parte politica. Quindi la nostra scelta è stata fermamente e da sempre, io credo che non è mai stato esposto nessun tipo di, se non magari episodicamente, è stato fatto togliere immediatamente, nessun tipo di cose di appartenenza, perché comunque tende a escludere. Questa è la scelta, e credo che questo abbia portato del gran bene, perché comunque da noi chiunque è ben accetto, a patto che non esterni, voglio dire, in alcun modo delle sue idee. È un po' il discorso quello che abbiamo fatto prima, no? Non guardo da dove vieni, da che ceto sociale vieni, che idea politica c'hai. Sampdoriano, punto, basta. È chiaro che è un fenomeno ultras che quasi quasi avremmo dovuto chiamarlo diversamente volta per volta. È rimasto il cappello ultras perché è un movimento che comunque rimane al centro del suo essere il seguire una squadra, andare alla partita, magari confrontarsi con gli avversari, però diciamo che le sfumature sono talmente cambiate. E negli anni 70, comunque i primi anni attivi degli ultras, si andava in trasferta in maniera tutta arrangiata, si andava, alcuni non andavano nemmeno in trasferta, è cambiato tutto. Poi siamo arrivati all'esplosione del movimento ultras, anni 80, anni 90, si andava prima senza scorta, poi con la scorta. Il movimento ultras doveva finire a parole della gente degli anni prima, doveva finire quando sono cominciate le scorte, poi è andato avanti, anzi forse a metà degli anni 90 forse c'è stato l'apice del movimento ultras italiano. Non ci sono regole qua in questo mondo qua, no? Quindi è cambiato tantissimo, ma come è naturale che sia, ma non ci sono regole. Non è che c'è un copione dove te, se non fai quel copione lì, allora basta, sei, allora devi smettere, non ti chiami più ultras. Da un anno all'altro è cambiato di nuovo il movimento ultras, l'introduzione della tessera del tifoso ha sparigliato tutto, ma piano piano adesso la situazione si sta piano piano ricomponendo, perché comunque quelle realtà che comunque hanno lavorato in un certo modo sono sempre vive, e quindi piano piano si riorganizzano, e quindi ci sarà una nuova era del movimento ultras, e sarà sempre così finché
non ti mettono talmente in difficoltà che poi alla fine la gente pianterà. Ma io credo che difficilmente succederà questa cosa. Secondo me lo puoi vedere un po' come un corso d'acqua, che va, la direzione è sempre quella. Puoi incontrare degli ostacoli e lui sì, no? Gli girerà intorno, gli passerà sotto, però va avanti. Prima parola che viene in mente è ultras violenza. Cioè ci sono tante cose dietro a un gruppo ultras, la parola ultras, ma ce ne sono veramente tante. È un legame intimo perché comunque all'interno del nostro modo di affrontare la domenica, la partita, c'è anche quello di confrontarsi, come dicevo, con la tifoseria avversaria. È chiaro che non è tutto lì, ecco. E in realtà fa parte anche di quello, perché comunque voglio andarmi a confrontare con qualcuno che vuole confrontarsi con me, quindi non è che vado a creare in qualche maniera difficoltà. Poi non nascondiamoci dietro un dito, è chiaro che in una rissa può finire di mezzo la persona che non c'entra, può finire di mezzo la macchina che è lì per caso e viene rotta, ed è, prendiamo tutte le nostre responsabilità del caso di questo e non l'abbiamo mai negato. E so che è una cosa che in questo tipo di società non è accettata e comunque la facciamo lo stesso, non è che... Sì, diciamo che è una repressione sempre crescente, il movimento ultras generalmente e anche localmente, come possiamo essere noi, tutti hanno dovuto farci conto, dalla tifoseria più grande alla tifoseria più piccola. Uno strumento che è stato creato probabilmente per tagliare le gambe al movimento ultras e probabilmente estinguerlo, non ha raggiunto i suoi obiettivi, no? Finché ci saranno delle organizzazioni, delle sacche di ragazzi che hanno voglia comunque di trovarsi e di fare una certa cosa, cioè o li ammazzi o li metti in galera, ma forse credo non arriveremo a questo, ma come l'affrontiamo è diventato, se ne parla tutti i giorni, tutte le settimane, siamo quasi diventati dei piccoli avvocati, dottori in legge, però te puoi fare come sempre due cose, no? Puoi reagire, fare qualcosa oppure subire. No? Cioè, man mano che passa il tempo la società te sei sempre più, tra virgolette, fuori luogo, ma nel senso che è sempre tutto più inquadrato, più, cioè, mentre invece penso che i gruppi, un ragazzo ultras che va in curva, che la pensa in una certa maniera, mal si addice a come stanno, a come si sta evolvendo la società. Se poi aggiungi il fatto che nel calcio, che è un'industria alla fine, che è l'industria del calcio, così la chiamano, no? Che produce tanti soldi e dove ci sono, secondo me, dei disegni ben chiari dove si può ancora lavorare per creare un profitto, per migliorare, no? Gli introiti di questo prodotto, purtroppo te sei una parte che forse è un po' stona, no? In questo disegno, e quindi metti la società, metti questi interessi economici, ti spingono fuori dal quadro, no? E te fai di tutto per invece rimanerci, perché poi secondo me la parte più bella è quella. Certa gente non ha ancora capito, però il fatto è quello. Cosa conta realmente per me? Conta, sì, dire no, non mi sta bene determinate cose del calcio moderno, ed è vero, anzi, quasi tutto, però io qua dentro ho qualcosa e voglio che questa cosa rimanga. Noi in qualche modo viviamo perché andiamo alla partita, in qualche maniera. Nel momento in cui non andassimo più alla partita, comincia a diventare veramente difficile, no? Legittimare il perché ci vediamo qua dentro, il perché... Cioè, un conto è dire non andiamo alla partita per 3 anni perché siamo tutti diffidati, capita, però io penso fra 3 anni ritorno e rifaccio quello che voglio fare, no? E viviamo di contraddizioni, no? Noi enormi, però questo è, cioè, da certe cose non si esce. La testa del tifoso è stata un'evoluzione di una
spirale, no, di repressione sempre crescente, no? Perché comunque ha ottenuto un obiettivo, cioè quello di frantumare un movimento in pro e contro la tessera del tifoso, no? È stato creato uno strumento ad hoc per innanzitutto per schedare, nonostante fossi già schedato, comunque tu entravi in un circuito telematico in cui prima non eri, quindi tu aderivi a un programma, e comunque il fatto che tu aderisca dai anche un assenso alla cosa, no? Noi perché abbiamo deciso non facciamo la tessera di tifoso? Per due motivi. Uno, perché comunque è stato un ulteriore passo nella repressione, nel fatto di doversi nuovamente sottomettere a una schedatura, e il discorso articolo 9, noi abbiamo detto ok, l'articolo 9 è vero, c'è anche sui biglietti, però l'articolo 9 significa che io faccio la tessera, posso comprare il biglietto, il mio amico che ha l'articolo 9 non lo può fare, quindi già quello, e non lo sottoscrivo questo programma. E poi abbiamo deciso, perché abbiamo detto basta, cioè bisogna arrivare a un punto dove ci fermiamo, perché se no accettiamo qualsiasi cosa, cioè supinamente continuiamo. Allora a quel punto non ci sarebbe più stato fine. Le tifoserie che ora hanno accettato la tessera del tifoso, anche quelle che stanno facendo le tessere away card per andare in trasferta, adesso non le fanno andare in trasferta. I veronesi non più di 4 giorni fa non sono andati a Napoli. Di tutto questa situazione, il fatto è che se comunque vogliono vietare di andare in trasferta, te la vietano. Dove è entrata in vigore, ti sei trovato a un bivio. Era un punto dove dovevi, oltre il quale non era impensabile dal nostro punto di vista andare, cioè non potevi, avresti dato, se sei stato, avresti dato il tuo assenso all'ulteriore stretta. Dovevi dare un segnale, tra le altre cose, contro, tra l'altro, non dico nemico, contro comunque chi è dall'altra parte, stiamo parlando dello Stato, quindi doveva essere una risposta più forte possibile, perché stiamo parlando dello Stato. Oggi siamo ancora qua e continuiamo a cercare di dare quel segnale, cioè quel segnale è ancora vivo, secondo me. Diciamo che è uno degli articoli più non applicati dalla Costituzione italiana, specie negli stadi. Noi abbiamo voluto fare questa maglia perché c'è stato un episodio particolare. Questa qua è l'originale. Solo per il fatto che ci fosse questa scritta libertà per gli ultras, che la vedi lì, praticamente c'è stata sequestrata e proibita la vendita, no? E allora li abbiamo tolto quella famosa scritta che secondo loro inneggiava la violenza, perché all'interno del nuovo decreto sugli stadi ogni scritta inneggiante la violenza, non solo sugli striscioni, può essere punita con diffide e tutto quanto. Libertà per gli ultras è stata, tra virgolette, associata come una scritta per la violenza. Ho detto va bene, facciamo una cosa con scritto la censura, e poi dopo abbiamo voluto appunto completarla con l'articolo che parla di libertà di espressione. Qui stiamo andando un po' oltre il seminato, cioè nel senso, adesso lo stadio hanno fatto passare che fosse una zona franca dove tutto succedeva, le cose più, a diventare l'unico posto dove non puoi dire quello che pensi, ecco. Già che ci siamo, raccontiamo anche di quando nel 2007, se non ricordo male, portammo allo stadio due striscioni con queste, basta, articolo 21. Chiaramente arriviamo dall'entrata, il servizio d'ordine, quindi Stato italiano, cosa fanno? No, queste striscioni non entrano. Non c'è neanche un articolo della Costituzione, libertà di pensiero, un diritto penso dell'essere umano, cioè della carta dei diritti dell'essere umano. Il paradosso da dire, noi ultras, che tra virgolette
navighi sempre su un, sul confine tra legalità, abbiamo voluto con questo genere di cosa qua far capire il paradosso, no? Cioè ti devo venire a dire io che stai violando un articolo della Costituzione, dopo non mi interessa difendere la Costituzione, sicuramente non siamo qua per questo, però in questo modo abbiamo delle armi e riusciamo a utilizzarle per mettere in ridicolo delle situazioni che obiettivamente non stanno in cielo né in terra, ecco. Siamo dovuti entrare per forza in determinate cose dove invece i ragazzi che ci hanno preceduto, forse fortuna loro, forse no, non lo so, però comunque non dovevano preoccuparsene, l'ideale era solo quello stadio e basta. E sì, siamo soggetti politici, ma questo è forse lo erano anche i ragazzi prima, adesso noi a maggior ragione, cioè noi adesso chiediamo anche qualcosa ai politici. Per esempio è successo a Roma ad aprile, l'11 di aprile, comunque abbiamo fatto un incontro a Roma, una cosa dove abbiamo stivato 40 e passa tifoserie in un'aula con politici, giornalisti, una cosa che sicuramente 15 anni fa, 20 anni fa non avrebbe mai avuto luogo, però abbiamo capito che possiamo avere un peso in questo senso, senza dargli una colorazione, però avere un peso per quello che siamo, cioè siamo ragazzi che hanno una discreta forza numerica, hanno una capacità di consenso. Io ti faccio un esempio, quando è successo la questione di Livorno, cioè delle diffide così un po' fantasiose che sono state date alla nostra tifoseria, abbiamo distribuito comunque dei cartoncini con 93 che erano le persone diffidate. Comunque se tu vedi l'immagine di tutto lo stadio, io credo che se non 20.000 presenti, comunque 17.000 hanno alzato quel cartoncino, no? Cioè lì non gli hai dato un cartoncino per una coreografia della Sampdoria, te lì hai dato un cartoncino per dire io sto con gente che è stata diffidata, però erano ragazzi della tifoseria che io voglio sostenere. Questa stessa forza domani, non lo so, magari non saremo in grado, però può essere anche utilizzata se ci verrà calpestato nuovamente in maniera pesante un nostro diritto, potrebbe essere una forza che noi possiamo in grado di riutilizzare, ma perché abbiamo la credibilità e la forza di poterlo fare, e questa è stata una dimostrazione. Quindi è chiaro, siamo soggetti profondamente politici in questo momento qua. Sì. Comunque la passione di portare avanti questa storia, che comunque ci è stata, tra virgolette, consegnata nelle mani da persone che l'hanno portata avanti prima di noi, e questa per me, ma credo anche per tanti, potrà confermarmi Nadir, è una delle motivazioni principali, forse la motivazione principale, cioè comunque custodire una cosa che mi è stata consegnata da persone che comunque rispetto tantissimo per la storia che hanno creato, no? E quello che mi hanno dato in mano, io la voglio portare, la voglio riconsegnare a qualcuno dopo di me che la porti ancora avanti. Questa è la cosa principale. Poi perché mi piace, perché quando ero bambino e andavo alla scuola elementare gli altri facevano dei disegni sui quaderni, io disegnavo gli striscioni e le bandiere, quindi sono nato così, ecco. Per rivivere quelle emozioni, quei momenti, quelle scene che ti segnano profondamente, che ti rimangono dentro, quindi io vado avanti per quello, sinceramente. Chi non ha provato non può capire, non capirà, cioè non lo so, non mi interessa. Vado avanti per quello e poi anche per poter dare queste emozioni, cioè o metterli nella condizione di poter vivere anche loro ai ragazzi più giovani, e sicuramente anche per quello. Grazie mille. Sei tu? Merci beaucoup. Merci a vous.